Una cerimonia toccante quella nella quale è stato consegnato il riconoscimento della Fondazione Raoul Wallenberg alla città di Firenze per il suo contributo al sostegno agli ebrei durante la Seconda Guerra Mondiale. Raoul Wallenberg era un diplomatico svedese che grazie alla sua attività salvò migliaia di vite e morì in prigionia. Il presidente della Fondazione, Erreken, ha ringraziato la città di Firenze nella persona del suo sindaco per il contributo importante dato al salvataggio di tante persone, un contributo voluto anche da personaggi importanti come il cardinale Leo Dalla Costa, messo in atto anche grazie all'intervento di personaggi come Gino Bartali che aiutò la resistenza, grazie anche alle case della vita, un intervento grazie al quale la città di Firenze è stata premiata. La comunità ebraica fiorentina è grata a Firenze di quello che ha fatto e tutti i suoi cittadini che sono stati attivi nel difendere i cittadini ebrei. Non dobbiamo dimenticare che ci sono stati cittadini che non hanno guardato, che non hanno voluto vedere, altri che hanno fatto delazioni. Però quelli che, di noi che sono nati dopo la guerra, come me, oppure che sono vissuti, grazie a chi li ha salvati, sia cittadini privati, sia i conventi religiosi, hanno un grosso debito di riconoscimento verso la città e anche verso quei cittadini che non si troveranno mai perché hanno semplicemente passato dei fogli su cui poi hanno fatto le carte false, carte d'identità false, oppure hanno passato dei timbri e questi saranno introvabili perché non sanno chi hanno aiutato e nessuno sa che sono stati loro ad aiutare. E quindi il riconoscimento al sindaco è particolarmente significativo.